Bene, vi chiedo un grandissimo applauso per la mia ospite. Caterina De Caro, di cui presenteremo questo libro bellissimo. Sono onoratissima di averla qua perché è una grandissima donna. Questo libro parla già di una grande donna, ne parleremo anche di altre donne, ma soprattutto parleremo di un luogo estremamente affascinante. Con una studiosa insomma, di misteri, di esoterismo, di simbologia, quindi sono veramente onorata di averla all'interno quattro. Grazie, grazie tantissimo. Allora, intanto cominciamo a chiarirci su un termine, che cos'è l'esoterismo? Perché in genere l'esoterismo viene associato a qualcosa di diabolico, qualcosa di misterioso, qualcosa di nefasto. L'esoterismo, come ci insegna via l'ambito culturale, è collegato invece ad Aristotele, che divideva le scienze comuni, quelle utili, dalle scienze prime. Infatti l'esoterismo è la scienza prima perché si differenzia dall'esoterismo, che è la scienza comune del vivere quotidiano, ed è in particolare riservato alle persone che approfondiscono un tema. Per cui un medico che si occupa dell'ambito della malattia e della cura della malattia già sta facendo esoterismo, o un matematico che in qualche modo vuole andare al di là di quello che è l'utilità pratica e va in ambito teorico, fa esoterismo. E che cosa è avvenuto? Che durante il periodo cristiano, poiché molto di questa conoscenza era collegato a sapienze che non andavano diffuse, è stato associato a qualcosa di malefico, a qualcosa di nefasto e soprattutto di demoniaco. Io ci tengo molto a precisare questa cosa perché, essendo laureata in filosofia teoretica, praticamente sono laureata in esoterismo e quindi è il mio ambito culturale e non ci vedo nulla di male nel praticare quello che è la mia disciplina. Di che cosa mi occupo? Mi occupo soprattutto di rendere chiari dei percorsi o delle conoscenze che sono sotto gli occhi di tutti e che spesso sfuggono perché non abbiamo tempo, non abbiamo i legami che sono culturali, perché immaginate l'uomo rinascimentale aveva una visione del tutto che faceva parte dell'esistenza. Noi invece abbiamo specificato, specializzato il nostro modo di vedere, per cui un insegnante di italiano magari ha una visione che della letteratura che non è quella di un matematico, che non è quella di un fisico, che non è quella di un filosofo. Invece nel mondo rinascimentale, per fortuna, questa visione non c'era e la cultura prendeva tutti gli ambiti. E quindi l'uomo che in qualche modo si occupava di cultura faceva sempre cultura alta. Il mio sogno è riportare questa visione, cioè dare a tutti la possibilità di apprendere con un metodo quelle che sono le conoscenze umane, perché appartengono comunque all'umano. Mi sono sempre occupata di giardini esoterici e quindi di giardini filosofici, di giardini che hanno dei percorsi molto chiari ed evidenti, tipo Bomarzo. Io ho scritto due edizioni del Giardino di Bomarzo, tra le altre cose è un libro vendutissimo, continua ancora a vendere nonostante sia stato pubblicato più di 10 anni fa ormai. L'ultimo che avevo fatto era quello sul Giardino dei Tarocchi a Capalbio, fatto da Niki de Sampalle, che è una donna, quindi è una delle motivazioni che mi hanno spinto ad occuparmi di questo giardino filosofico. E poi diciamo che era una vita che tentavo di allacciare un percorso che si rifacesse alla sapienza ancestrale che unisce i popoli del Mediterraneo. E tutto questo è collegato alla Dea Madre. Perché noi sappiamo, nell'aver studiato sempre, che a un certo punto giunsero nel Mediterraneo i popoli russi, chiamiamo oggi ma allora si chiamavano i solari perché giungevano dalle steppe, giungevano dalla Russia, e quindi nel giungere nel nostro Mediterraneo cancellarono completamente la cultura della Dea Madre, sostituendola a quello che era una visione tripartitica in ambito maschile. Per cui noi abbiamo imparato sicuramente quando andavamo a scuola che esisteva Giove, esisteva Nettuno, esisteva Plutone, questi erano i tre mondi.
perché erano poi piano piano vengono assorbite in tutte le culture, magari qualcuno lo chiamava Giove, qualcuno lo chiamava Zeus, in ambito per esempio nel Viterbese lo chiamavano Zeus e aveva anche lì una trilogia, ma era due donne, un uomo, cioè c'era sempre questa cosa molto strana. Da dove sono partita? Da un mio bisogno di chiarezza su certe tematiche che sono chiare per chi ha la visione del tutto, come direbbe qualcuno, olistica della cultura, dal fatto che questo grotta ha una particolarità, quella che durante i solstizi avviene un fenomeno che viene poi riproposto anche da noi a Pantheon, qui a Roma avveniva quando c'era la celebrazione del solstizio, per cui l'imperatore entrava nel Pantheon e venivano gettati i petali di rose e si avvicinava, no? E diventava anche lui un fascio di luce. E questa è stata la prima costruzione dove il fenomeno si è verificato. E la particolarità di questa costruzione è che per tanto tantissimo tempo è stata presa come un granaio, ancora oggi la sovrintendenza lo vede come un granaio, lo classifica come un granaio. Come solito, come il buon Galileo ci ha insegnato, non è nel vedere le cose, è nel come si vedono le cose che cambia la prospettiva. Diciamo che negli ultimi anni, proprio perché c'è questa ricerca del primitivo come rifondazione di una società che si sta perdendo, ogni volta che una società crolla, inevitabilmente c'è un ritorno, una specie di retrocessione di quelli che sono i valori per cercare quelle priorità e quindi ricostruire di nuovo. Noi siamo in questa fase. Stanno crollando i miti, stanno crollando tutte quelle strutture che hanno dato vita al nostro modo di essere. Il Rinascimento ce lo insegna, anche lì c'era stato un crollo di una società medievale, di un mondo che stava finendo e quindi a riprova di una costruzione cosa avviene? Che a Firenze rivengono rigestiti e quindi riportati alla popolazione attraverso il disegno, la pittura, l'architettura, tutto quello che era la mitologia pre-cristiana. Certo, nascondendo dietro la mitologia quello che era il cristianesimo, ma nascondendo anche delle conoscenze che si rifacevano a altre conoscenze. Senza insomma essere tanto dispersiva su quello che è il discorso storico, a me interessa moltissimo questa questione della curva perché intanto sono partita da un concetto molto semplice: da sempre i popoli si muovono. Nel Medioevo i popoli si muovevano, noi ce lo dimentichiamo perché viviamo ancora, ecco il motivo per cui prima ho parlato del bisogno di fare controstoria, perché ci immaginiamo un Medioevo statico, dove tutto è chiaro e tutto è fisso, mentre nella realtà il Medioevo è originato da una migrazione costante di popoli, in particolare dal fatto che venivano spinti i più terribili di tutti, saranno gli arabi e poi i turchi, e quindi queste popolazioni pian piano si spostavano verso la parte occidentale, dando vita a nuove culture. Per esempio, il mondo del Rinascimento ha molto a che vedere con i Catari. E quindi il catarismo che nasce in Bulgaria, da cui viene il termine Bors, quindi borghese e quant'altro, ha dato vita poi a quello che è il fenomeno del comune, mentre invece strutturalmente noi siamo abituati a pensare il feudalesimo come feudo, e quindi castello, incastellamento, struttura piramidale e quant'altro, mentre invece questo studio approfondito delle popolazioni ci fa sorgere il fatto che convivevano insieme vari percorsi, come è sempre stato, perché magari fosse così semplice, c'è sempre una coesione di movimenti che sono sussultori e quindi vengono prima uno, poi l'altro e si vanno poi a incarnare. In questa situazione è successo qualcosa nella storia, ne parla molto molto bene Santillana nel Mulino di Amleto, quando ripercorre, e il mio libro non parla di questo, però è per spiegare perché è sorto questo romanzo e poi lo approfondiremo, nel raccontare che c'è stato un cambiamento epocale nella Terra e tutti i popoli parlano di questo cambiamento epocale.
Che cosa ha portato questo cambiamento? Migrazione di esseri umani che si dovevano spostare perché era cambiato anche il clima, era cambiato il cibo, era cambiato tante situazioni, si spostavano anche gli animali. Questo popolo in particolare, e ce lo dice Galasso, fa sorgere nel suo territorio quello che è il collegamento tra il divino e l'umano, e lo fa attraverso la nascita del rito. Il primo rito che noi conosciamo negli esseri umani è collegato ai cavalli. Quindi, giustamente Galasso dice che il tempio, come lo strutturiamo noi, non esisteva. Esisteva una serie di percorsi rituali che gli uomini facevano e dove veniva immolato il cavallo, e su questo poi si procedeva alla struttura dell'anno, quindi con la richiesta propiziatoria nei confronti degli dèi di poter procedere affinché il sole non si cancellasse, ecco quello che già ci fa capire che deve essere successo qualcosa che ha oscurato il sole e che in qualche modo c'è stato questo grande cambiamento. Quindi lo scalpitio dei cavalli viene associato al rito. Il rito e il cavallo sono la stessa cosa, e questo lo dice Galasso, che penso che a livello di mitologia sia uno dei più grandi in assoluto. L'antropologia ci ha insegnato che quando i popoli si muovono c'è anche una commistione di culture, e quindi un modo per cui si prende e si dona in quello che è la conoscenza. In questo caso è arrivata una grande archeologa che si chiama Maria Gimbutas, che ha evinto il problema di come queste popolazioni, muovendosi, lasciavano dei manufatti, dei risultati che erano delle tombe a grotticella che riprendevano in qualche modo la forma dell'utero materno, e nel far questo lei ha tracciato il percorso che andava dal mondo indiano fino a tutto il Mediterraneo. Qual è quindi la caratteristica di questo popolo? Si è spostato da oriente verso occidente e portando in sé delle capacità e delle conoscenze che poi ha distribuito. Nel quindi ripercorrere tutto, due cose rimanevano presenti, e noi lo abbiamo dai manufatti che sono stati trovati: le api, e quindi la struttura, noi diremmo madrilineare, come l'alveare gestito dalla regina, così questi popoli avevano le sciamane e le sacerdotesse che li guidavano, mentre invece dall'altro canto i greci avevano gli eroi a guidare. Non per niente ancora oggi, quando noi pensiamo alle città che riguardano il Mediterraneo, diciamo questo è stato fondato da Romolo, quest'altro è stato fondato da un troiano e quant'altro. Invece nel loro caso erano le sacerdotesse che, quando il gruppo raggiungeva il limite di sopportazione del territorio, quindi si muovevano trasportando dietro delle persone. E perché posso dire questo? Perché la via che unisce tutti questi santuari è quella che collega in Sicilia il percorso che va dal centro della Sicilia fino al mare. Quindi questa è già la prima cosa. La seconda cosa è che la fortuna ha voluto la riscoperta. Puoi fermare un attimo, per favore? Devo bere, scusate. Quindi vi stavo dicendo, la migrazione di questo popolo, che ancora non ho chiamato, perché loro stessi si chiamavano popolo delle api, il loro nome era questo. Poi noi abbiamo dato una denominazione alle varie popolazioni. La costante delle popolazioni è che si fermavano nei luoghi dove c'erano
soprattutto rocce di arenaria, per due questioni. L'arenaria è un materiale molto friabile e quindi era facilmente, si poteva anche lavorare in qualche modo, e questa struttura per esempio è fatta in arenaria rossa e arenaria gialla. In più dovevano averci un ritorno molto particolare. La particolarità della tufa che mi ha colpito è che è posizionata al centro di tre fiumi. Questo forma il sacro delta a livello sapienziale, nel quale la grotta si viene a posizionare riprendendo il ventre della dea madre. E perché è strutturata così? La collina originaria era una collina semplice. Questa popolazione l'ha scavata togliendo metà della collina e facendo una specie di pianolo, nell'altra parte invece lasciandola così com'era, e ha strutturato dei vari ambienti. L'ambiente più importante è alto 16 metri, parte da un oculus che è qualche metro, quindi hanno cominciato andando da sopra a scavare sotto, e quindi hanno creato questa grande volta con una dimensione campiforme che in qualche modo riprende l'Eldisse. Il fatto che riprendano l'Eldisse è importantissimo, perché basta che pensiate, tanto per dirvene una, che anche San Pietro in realtà apparentemente sembra una circonferenza e invece è un'Eldisse, in quanto l'universo si muove non in maniera perfetta, ma si muove in maniera ellittica. E questa è la dimostrazione che conoscevano dei movimenti, non per niente. E in tutto questo contesto viene creato questo santuario, e il popolo che noi chiamiamo Sicani ha dato vita a questa società, che è una società molto molto femminile ed è collegata sia al femminile come le amazzoni, ma sia collegata al femminile come rituale. Questo non significava che gli uomini erano esclusi, capiamoci bene nel dire le cose, perché purtroppo viviamo anche in un'epoca nel quale il maschile è messo in discussione, eccetera. Significa soltanto che il potere intuitivo delle donne era così riconosciuto che gli si lasciava modo di gestire la situazione, e quindi nel prendere questo gioco il tutto funzionava, e funzionava bene, nel senso che le donne hanno la capacità per esempio di regolare il proprio corpo con quello che è la luna, e quindi le donne che convivevano e vivevano il rituale delle mestruazioni o il rituale della gestazione, in qualche modo erano collegati agli astri, perché loro avevano questo calendario, non era il nostro calendario che è formato in maniera molto tecnica, da giorni, regolato il calendario gregoriano, è stato un qualcosa messo dopo una serie di vicende. Loro erano un calendario naturale, l'anno era di 13 mesi ed era gestito dai 28 giorni del ciclo lunare. Per questa situazione, siccome le donne sono collegate alla luna per la questione delle mestruazioni, pensavano che a detenere il potere dovrebbero essere proprio le donne. Ma questo che ci ha insegnato poi ogni volta la storia, nel dominio la differenza tra uomo e donna non c'è, siamo noi che culturalmente poi la facciamo. Abbiamo visto nella storia che, so, Elisabetta prima ha comandato meglio di più di un uomo, o Caterina la Grande, cioè, ogni volta che le donne hanno gestito si sono comportate né più né meno come coloro che sanno gestire il potere, senza dire come uomini, però lo sanno gestire. E quindi la differenza tra la cultura e la natura sta proprio in quello che gli esseri legati all'età prima dei greci erano più collegati alla natura, intesa come periodizzazione. Perché poi nasce tutto questo? Perché altra domanda che mi sono posta da insegnante di filosofia, ma il mito quando si collega poi al territorio? E guarda caso il mito più importante della nostra civiltà racconta di tre personaggi, ecco qui di nuovo il tre, no? Come l'abbiamo detto prima, che sono una fanciulla, una madre e una fanciulla che si trasforma poi in Persefone, quando invece il mito originario
parla di una divinità che è tripartita. In India ancora adesso le divinità sono tripartite. E quindi nel mito originario si racconta la realtà. Poi con l'arrivo dei greci questo mito è stato cambiato e quindi avviene che Core viene rapita da Plutone, che la porta nell'inferno, che poi la ingravida, e quindi c'è il patteggiamento tra la madre, che è Demetra, e il Plutone, che era lo zio di Core, per lasciarla 6 mesi con l'estate e la primavera sulla terra e 6 mesi sotto. E tutto questo mito, chiunque ha la facoltà di andarselo a leggere, viene citato una divinità. E questa divinità stranamente ha un gioco molto strano, ecco perché nasce poi il racconto. Cioè viene citato il fatto che mentre Core è nel lago di Percusa che gioca con le amiche, Ecate, che è la divinità, è presente e poi sparisce completamente dal mito. E la domanda è, ma che ci serviva a noi questa Ecate? Perché hanno messo Ecate? Perché poi dopo Demetra va da Giove e chiede la restituzione del figlio? Perché Ecate racconta, fa la spia? Che ruolo ha quello della spia? Cioè se lei era presente, già il fatto che fosse presente in qualche modo doveva essere un deterrente per lo zio Plutone, quindi abitante degli inferi. E quindi risalendo e ricomparando le varie culture, cose che fa l'antropologia culturale, mi sono accorta che in realtà dietro il mito c'è la spiegazione di come sorge il mito. Vi ho detto prima che questa popolazione si muoveva con la visione dei cavalli. La particolarità della Sicilia è che i cavalli sono sempre stati autoctoni, non sono stati importati. Quindi questa popolazione si è sedimentata nel territorio siciliano perché per la prima volta trova i cavalli, non li deve importare. Quindi il rito poteva essere compiuto. Altra cosa fondamentale, oltre ai cavalli, in Sicilia c'erano anche gli onagri, cioè gli asini, perché l'onagro è l'asino primordiale. Questo che cosa consentiva? Consentiva che attraverso il rituale si poteva, con la pelle di un agro, di asino, creare il tamburo. Il tamburo è l'elemento vitale di una civiltà in quanto segna il ritmo, attraverso la musica, sia della cadenza del rituale, ma soprattutto attraverso la ripercussione della musica in ambito sacrale avveniva la guarigione. Quella che poi nella cultura sempre greca viene trasformata come la musicoterapia di Pitagora, quando invece questa era già conosciuta dai popoli antichi, non per niente. Chi ha visto i film dei cowboy, non so se vi ricordate quando eravamo giovani noi, c'erano sempre gli indiani che intorno al fuoco suonavano i tamburi. Quindi vuol dire che l'uomo e il tamburo sono coesistiti da sempre per gestire il rituale. E quindi questo fenomeno era presente in Sicilia, vi ho detto, altro fenomeno, guarda caso, parecchie città portano il nome di Ibla. Ibla è la Trinità e quindi è la dea cavalla, Demetra, infatti è una cavalla nel mito, si trasforma in cavalla per non essere violentata e quindi ridà questa visione. Poi invece Giove si trasforma lui stesso in stallone e la violenta, da cui nasce Core. Quindi vedete come tutto piano piano diventa semplice e il mistero si va diparando, perché se hai una dimensione investigativa dove le cose rientrano attraverso un processo di legame tra quello che è prima ed è questo filo rosso quasi labirintico che ti consente poi di ritornare ai percorsi. Ecco perché sono stata fortunata, perché avendoci avuto la preparazione dei giardini filosofici è stato per me semplice in 2 anni gettare poi le basi di quella che è stata questa scoperta. E quindi il problema grosso era come la fai diventare al pubblico questa scoperta. Oggi la gente è stanca, perché grazie a Facebook, grazie a tutti questi mezzi, la gente non legge più. Il problema è che
la cultura diventa inevitabilmente controcultura, perché se io dico bianco c'è sempre qualcuno che dice nero e poi c'è il grigio, il bianco sporco e quant'altro. E allora per portare alla radice, proprio utilizzando quelli che sono i miei strumenti, io so per certo che la vera rivoluzione inizia sempre dal linguaggio. Se vogliamo purificare e costruire, dobbiamo ripulire il linguaggio. E allora qual è il linguaggio più semplice? Il romanzo. Perché la storia più antica che noi conosciamo è l'Odissea. E quindi la conosciamo perché è stato un romanzo, in realtà, un racconto di un uomo che ha fatto determinate cose. Noi sappiamo adesso che questa storia nasce in Sicilia grazie agli Elimi. E quindi c'è questo, diciamo, approfondimento. Noi adesso, proprio ripercorrendo la gestione del tutto, sappiamo che il lago di Pergusa è in Sicilia e voi sapete che Cora è stata rapita nel lago di Pergusa. Il lago di Pergusa diventa rosso, ma ancora adesso, perché è abitato da particolari tipi alghe. Di alghe e no, gamberetti che diventano rosse in estate, per cui il lago si trasforma in una specie di piatto rosso. Nel lago di Pergusa ci sono degli effluvi che sono putrescenti, quindi ecco perché il richiamo all'Ade e all'inferno. E nel lago di Pergusa c'erano i serpenti. Il serpente è uno dei simboli di Ecate. Ecate ha tre simboli. Chiunque ha fatto i tarocchi sa che la luna, che poi tra l'altro non è che Ecate, ecco di nuovo il gioco del dito dei tarocchi che poi mi è servito, è rappresentata nel lupo o il cane, i serpenti e il cavallo. Quindi questi tre simboli, guarda caso, sono i simboli su cui ruota il mito. E allora, attraverso la visione del romanzo, che diventa anche una specie di percorso indagativo, perché questa ragazza che prende man mano conoscenza, acquisisce anche conoscenza del territorio, perché è un altro miracolo che avviene in Sicilia. Mi dispiace che sembra che sto portando la terra come miracolata, però è così. Non praticamente Goethe diceva che non possiamo capire l'Italia se non conosciamo la Sicilia. In Sicilia c'è lo zolfo, c'è il sale, il salgemma, che è diverso dal sale marino, perché questa è una cosa importantissima, e poi c'è il materiale da cui viene il mercurio, che è il cinapro. E quindi chi ha un minimo di conoscenza alchemica sa che questi sono i tre elementi che danno vita all'alchimia e che venivano utilizzati da questo popolo, perché il riscontro fattuale di questi anni recenti, io devo ringraziare gli archeoastronomi che mi hanno dato una mano, gli archeologi che si sono impegnati a fare tutto questo lavoro, è la dimostrazione che i popoli li adoperavano. Il sale e lo zolfo venivano venduti agli egiziani perché consentiva loro di poter imbalsamare le mummie, perché il sale marino non può conservare la mummia in quanto con l'umidità si sfalda e quindi la mummia si decompone. Invece il sale marino, voi lo sapete benissimo, è quello che noi abbiamo usato per centinaia di anni come frigorifero, perché in qualche modo, non sfaldandosi, consente agli alimenti di conservarsi e di poter poi essere utilizzati. Quindi il percorso... Direi la nascita della granita in Sicilia, visto che stiamo parlando di Sicilia e stiamo parlando di cose. Sì, ma la granita nasce già con gli arabi, no? Sì, esatto. E quindi quando siamo già intorno al 1000, perché lì c'è tutta la questione tra gli arabi e quant'altro. Però qui siamo dal 1800 al 1300 avanti Cristo. Arrivano nel Mediterraneo e quindi in Grecia gli Achei nell'800 avanti Cristo. Quindi questa popolazione ha avuto la supremazia nel territorio. Vi ribadisco a dire popolazione, perché noi la chiamiamo sicani in quanto si sono impiantati in Sicilia. I sardi la chiameranno in un altro modo, e gli jugoslavi in un altro ancora, perché poi ognuno cerca di portare l'acqua al suo mulino. Ma per me, per come la vedo io, a me interessa quello che è successo in quel territorio, perché ha dato origine a questo. In Sardegna le costruzioni, pur essendo fatte di arenaria, hanno un'altra dimensione ed hanno altre forme, ma il popolo è lo stesso, perché poi scoprirete che averci a che fare con l'arenaria rossa o con l'arenaria gialla cambia completamente prospettiva al santuario
perché dà delle energie diverse e questo lo sanno i geologi. E la fortuna è che oggi, vi ribadisco, abbiamo la capacità di ritornare ad un uomo medievale che, scusate, ho fatto lapsus, rinascimentale, che dia una dimensione a tutto. E facendo questo noi possiamo proseguire e costruire di nuovo e salvare quello che è salvabile nella nostra cultura. Altrimenti a breve disperderemo anche questo. Senti, mi interessava molto, scusate. È significativo questo lapsus, perché siamo rinascimentali in un certo senso, però come dicevi tu, sì, stiamo tornando a un medioevo oscurantista, che invece il medioevo non è stato mai oscurantista, no. Chi ha studiato il medioevo lo sa, immaginate quello che ha prodotto per esempio nel rituale di San Francesco o in Celestino tutto quello che è nato, no? Negli anni dello spirito, certo. Chi più di esoterico di quello ci poteva essere. Niente. Perché Gioacchino da Fiore ha portato avanti un processo che è stato liberatorio per l'essere umano, o i Gadari, prima avevo citato i Gadari, sì. O altre forme di spiritualità proprio in opposizione a quello che era la visione canonica del potere sia papale sia imperiale, perché poi alla fine noi ci accorgiamo, per esempio con Dante Alighieri, alla base ha sia una visione catara, ma anche una visione cattolica, ma anche una visione che è collegata a tutta la sapienza araba da cui lui proveniva, perché non ci sarebbe stato Dante Alighieri se non ci fosse stato Brunetto Latini, se non ci fosse stato tutto quello studio collegato al mondo arabo di Federico II. E quindi per questo dico, dobbiamo aprire gli orizzonti nel rimettere ogni cosa, ogni tassello che ci dia un senso, perché se noi ritorniamo alle radici, ma non le radici nazionalistiche o globalistiche, le radici culturali, perché la cultura non ha nazione, la cultura è la nazione, perché imprime all'uomo che vive nel territorio quello che è la visione del bello. Perché se voi comparate, vi accorgete che in Germania la visione del bello è in un modo, in Austria è in un altro, e quindi la visione del bello collega la lingua, collega la cultura, collega il modo di essere degli esseri. E noi dovremmo riniziare da questo. Senti, mi interessava molto questa definizione di popolo delle api che si erano dati, e di conseguenza mi piacerebbe che tu parlassi della protagonista di questo romanzo, sì, come l'hai incontrata, come l'hai immaginata. Allora, l'ho immaginata sempre grazie a una foto, vedi come tutto poi torna. È una ragazza che io non conoscevo, poi ho avuto il modo in casa di una mia carissima amica. Non ti preoccupare, Marina Grazia, in teoria è tutto aperto. E se sarà destino che arriva, arriva. Giusto. E a casa di una mia amica, poi l'ho conosciuta proprio di viso. E niente, aprendo Facebook ho trovato questa ragazza, perché me la dovevo immaginare, i protagonisti, la protagonista è Ara, questa ragazza che è più o meno intorno ai 20 anni, un po' più piccola di 20 anni, e l'altro è Meto, perché Meto è colui il quale consente alla sacerdotessa di essere protetta. Ara, questa ragazza, deve fare un percorso. Intanto viene, il suo nome deriva dalle stelle, e chiunque ha fatto un po' di studi antropologici sa che l'antichità non riconosceva il nome alle persone, perché chi possedeva il nome possedeva lo spirito della persona, e quindi gli si dava un altro nome, un sostituto, in maniera che non si potesse gettare il malocchio. Quindi Ara, diciamo, è il soprannome che veniva dato a questa ragazza, ma in realtà si chiamava Luce delle Stelle, perché, vi ho detto prima, il luogo era tutto concatenato tra quello che era la processione delle stelle durante l'anno. E la particolarità di questa ragazza è che viene preannunciato l'arrivo, e lei pensa a qualcosa di straordinario, perché immaginate i riti di iniziazione antichi, non erano quelli che noi conosciamo oggi. Io conosco persone che mi dicono, sai, devo fare un rito di iniziazione, smetto di mangiare carne, faccio questo, beh, a di voi. Cioè il rito di iniziazione l'individuo arrivava ad essere sangue,
perché doveva assumere una colorazione tipo ieratico, doveva diventare verde, quindi significa che doveva essere portato quasi al filo tra la vita e la morte, e questi rimanevano giorni e giorni senza mangiare e senza bere, perché solo allora poteva avvenire quello che Van Gennep chiama il rito di passaggio, cioè quando tu sei morto, allora devi risorgere, e la risurrezione deve essere sia fisica che mentale. E quindi questo percorso che fa questa sacerdotessa, che avviene sia a livello fisico per questo che vi sto raccontando, ma soprattutto a livello di conoscenze, perché non tutte le conoscenze si possono dire a tutti. Io adesso sto tralasciando un sacco di cose, e anche nel libro ho tralasciato tante cose, perché primo perché lo dovete comprare, vabbè, questo diciamo che è sottinteso, perché chi riconosce la capacità discorsiva si rende conto che tutto questo nasce da un lavoro, non è stata una cosa regalata. Io non sono, come si dice oggi, una come si dice, incanalata, io non mi arrivano i canali, non ho canali, sono una persona molto metodica. E diciamo che a livello secchiona, diciamo. Sì, ma neanche tanto. Ho il metodo per cui devo chiarire prima me stessa, perché se ho chiaro per me riesco a essere chiara per gli altri. E ho imparato sulla mia pelle, per il lavoro che faccio, che più dici le cose in maniera semplice, più sei padrona delle cose. E allora, questo ve l'ho detto prima, la rivoluzione linguistica è fondamentale, perché se sai trasferire, in qualche modo sai preparare anche quello che è di nuovo. E nel fare questo mi sono permessa di citare proprio come avviene la conoscenza sapienziale di passaggio in passaggio. E mi sono spiegata? Bellissima, no, bellissima questa cosa che hai immaginato. Vieni pure, vieni, vieni. Come hai proprio focalizzato l'attenzione su una persona in particolare? Sì, perché questa ragazza rappresentava come me la immaginavo io in questi popoli, cioè con i capelli ricci, perché poi certo le commistioni, anche la Sicilia è stata pervasa, no, da popolazioni, quindi all'origine le popolazioni avevano sicuramente una carnagione non proprio chiara, perché in chiara potevano essere i solari. Dovevano per forza avere una carnagione quasi ambrata, sì, perché gli indiani ancora oggi hanno quel tipo di carnagione. In più la fusione del modo di entrare in relazione si verificava anche dal colore degli occhi, che è fondamentale, non per niente nella tradizione, per esempio quando si parla di oddio, scusate, mi sono un attimo distratta. Quando si parla del capolavoro dell'antichità, che è l'eccidio di Medea nei confronti dei figli, ci si dimentica che Medea era una maga, era una sciamana, e qual era la caratteristica che dava in qualche modo riscontro agli Achei? Che lei aveva gli occhi marroni, scuro, e i capelli neri. E quindi questo è il fatto che la popolazione autoctona era diversa da quelli che arrivano dopo, e nel vedere questo tipo di bellezza si vede la diversità. Non per niente le statue rappresentate nell'antichità erano sempre di carnagione chiara, di occhi cerulei, di capelli biondi, mentre invece questa popolazione era proprio l'opposto. Per questo mi ha colpito quella ragazza, perché era proprio l'immagine come me l'avevo fatta. La stessa cosa del ragazzo, che guarda caso ho preso ad elemento il mio fisioterapista, che tra le altre cose mi dispiace tantissimo, questo ragazzo per un incidente è morto, ed aveva i capelli ricci ed era proprio strutturalmente posizionato come mi immaginavo io questa popolazione, quindi non aveva grossi muscoli, ma erano muscoli tesi, forti, che consentivano il tiro con l'arco e l'utilizzo non tanto del ferro, perché noi ci dimentichiamo una cosa, le popolazioni antiche non utilizzavano tanto il ferro, anche se le chiamiamo età del ferro, ma utilizzavano i bastoni. Un'altra cosa che a noi è rimasta di questa tradizione, Ercole, che è il figlio reietto di Era, non può toccare le armi, può toccare soltanto la clava, che è fatta di legno,
Chi ha avuto la fortuna di andare a Bomarzo e vedere quando c'è lo squartamento tra Caco ed Ercole, si rende conto che alle spalle di Ercole ci sono le armi che gli vengono regalate dagli dèi, ma che lui non può usare, perché la madre terra non ha forgiato armi, la madre terra dà bastoni come armi. E quindi vedi come poi diventa filo rosso e tutto si lega. E poi, tornando ai tarocchi, la forza, no? È perfetto, che è il mito della forza. Infatti. Avete delle domande da fare a Caterina? Non voglio fare le solite. Io ho una domanda stupidissima, immagino. Dove si trova la curva? Si trova ad Alia, in provincia di Palermo, ed è la più grande di questi santuari, i quali spesso venivano avvicinati in luoghi che consentivano il passaggio lungo i fiumi. Perché noi dimentichiamo che prima di Mussolini e prima ancora la Sicilia era un'enorme foresta, per cui era rarissimo che le persone in qualche modo potessero entrare nel territorio, ma viaggiavano lungo i fiumi. La Sicilia ha questo di bello, che a noi ci sono rimasti soltanto i letti dei fiumi, non più praticabili perché grazie alla distruzione delle foreste l'acqua è venuta meno, e poi tutta la questione della mafia e quant'altro. Però se voi immaginate come poteva essere il territorio 2000-3000 anni fa, immaginatevi queste enormi foreste con questi fiumi. Di recente sono stati trovati addirittura gli attracchi della popolazione con i luoghi dove avvenivano gli scambi, e un grande arco astronomo che si chiama Scuderi addirittura ha trovato i puntatori solari a forma di cavallo. Sono stati trovati dei siti dove venivano seppelliti i cavalli. Questo me l'ha detto un archeologo della sovrintendenza siciliana, che varie volte gli è capitato di trovare sepolture con i cavalli. E detta da lui, che diciamo appartiene al sistema, vuol dire che l'intuizione e quello che vi sto raccontando è dimostrato, non è una pura invenzione, non sto facendo neanche Alice nel Paese delle Meraviglie che vi porta in chissà quale fantasia. È chiaro che dietro c'è comunque un studio del territorio, uno studio dell'antropologia culturale, quindi di come i popoli si muovono, e soprattutto uno studio archeologico collegato, per fortuna, da tanti amici che mi hanno voluto bene. Questo lo devo dire perché va riconosciuto a tutti l'opera che mi hanno fatto e che mi hanno dato a servizio di quello che mi serviva. Molte volte, per esempio, un esempio stupido, io non capivo come potessero trovare il giallo e ingenuamente ho detto, prendevo dei peperoni, un mio amico, collega di storia dell'arte, bravissimo, mi ha fatto notare che i peperoni arrivavano dall'America, quindi non c'erano, l'avevano fatto con altre sostanze. E quindi questo è quello che io dico l'uomo rinascimentale, perché l'uomo rinascimentale non è il singolo, è la collettività che produce il singolo, perché quello che io posso fare in qualche modo come singolo fa il bene della collettività, e il mio fine è proprio questo, ritornare ad un bene comune. Questa civiltà che vede il singolo nella sua limitatezza si sta distruggendo perché non porta niente di positivo. E allora proviamo a vedere le cose in un altro modo. Beh, a me colpisce anche la cosa che hai detto, il giallo e il rosso. Sono legate insomma delle vibrazioni del colore. Perfetto, anche lì c'è l'arenaria gialla, per esempio, sì. È ricca di silicio. Sì. Il silicio è, lo dice la parola, Silicon Valley, e quindi aiuta molto, per esempio, i computer. Perché non vi posso dire, perché è giusto che ve lo leggiate il libro, se no, però già il fatto che vi rendiate conto che ancora oggi noi utilizziamo delle sostanze che gli antichi andavano a cercare. E noi abbiamo completamente rimosso la parte intuitiva, perché questi popoli non avevano il telefonino, la comunicavano. I gerenti, per fortuna. E la Renaria, per esempio, rossa, qual è la caratteristica? Che possiede una forte componente di magnete, per cui ha memoria di come si è spostato il polo terrestre in precedenza. E questa cosa, che sembra una banalità, è fondamentale, perché vi ho detto, tutto parte da qualcosa che è successo sulla Terra,
che noi vogliamo rimuovere. Sapete, non vi parlo del romanzo, però sappiate che di recente in Turchia sono state trovate delle città vecchie prima della nostra era, e questo non ce lo possiamo spiegare. Per centinaia di anni abbiamo pensato che le piramidi, o fosse anche la Sfinge, era vecchia di qualche migliaio di anni, adesso sappiamo che è più vecchia di 5.000 anni e che prima il territorio egiziano era sommerso d'acqua. Quindi noi, quando andiamo a studiare questi fenomeni, li studiamo dal nostro punto di vista, non dal punto di vista di come era realmente la situazione. Per fortuna, proprio grazie ai computer, adesso c'è tutto questo lavoro dei 3D, no? Di ricostruire il mondo dove poteva essere e quant'altro. E quindi lo scavo che sta avvenendo in Turchia, hanno scoperto una città sotterranea che è dopo Cristo, non è tanto quanto, ma altre situazioni sono state scoperte che sono di 3.000, 4.000, 5.000, 7.000 anni. Noi invece ci siamo limitati a parlare degli assiro-babilonesi. La prima cosa che ci hanno fatto studiare erano gli assiro-babilonesi. Poi scopriamo che gli assiro-babilonesi conoscevano le stelle perché utilizzavano, per esempio, il cristallo di rocca in maniera tale da fare delle lenti che consentivano loro di vedere il cielo e di poter studiare meglio le costellazioni. Oppure i gradi sessagesimali. Tutto quello che noi abbiamo lo dobbiamo a loro, che l'hanno fatto arrivare proprio grazie alle migrazioni. Sì, poi la nostra visione della storia è limitata proprio perché, come dici tu, l'assiro-babilonesi, poi gli egiziani, ma in realtà, come dici tu, le è un flusso, coesistevano. E mi incuriosisce questo, tu pensi che sia esistita una civiltà, diciamo, in qualche modo che è venuta in contatto con i terrestri, sai che c'è questa... Con gli extraterrestri. Esatto. Allora, guarda, io non lo so, perché bisogna sempre essere onesti quando si fa scienza. Quella scienza approvata, intendo, e non metafisica. Esatto. Allora, la scienza approvata è che ci sono delle cose strane. Un esempio per tutti, le società amerinde, in alcune ricostruzioni, per esempio, gli dèi portano degli elementi che possono sembrare dei caschi, o possono sembrare delle astronavi, o possono sembrare situazioni particolari. Secondo Zaccaria Sitchin l'incontro tra terrestri e extraterrestri c'è stato, ma io non c'ero neanche tu, e no. Quindi e la cosa strana è come mai ci sono stati e poi non ci sono più. Sì, però appunto no, te l'ho chiesto perché tu accennavi a qualche evento, no? Io credo che in questo avesse ragione Giordano Bruno. Sì. L'universo è così grande, e oggi addirittura parliamo di multi-universo, che nessuno può sapere che cosa c'è dietro l'angolo. Noi sappiamo quello che vediamo con le capacità e le dimensioni che abbiamo da essere umani, però gli uomini anticamente vedevano una terra piatta. Poi è bastato che questo signore volgesse uno strumento che era tra il giocattolo e un cannocchiale che consentiva alle navi di poter avvicinare i corpi verso il cielo, ha cambiato il mondo. Ma prima, vi ritorno a dire, gli assiro-babilonesi lo facevano, certo. Perché l'hanno fatto con i cristalli di rocca, e non è che era una novità. La novità per noi è che la Chiesa, o almeno quel tipo di impostazione, ha portato l'umanità a involvere e non a evolvere. Quello che sta accadendo noi, cioè pensa cosa sta facendo la propaganda, sta involvendo l'uomo, perché non gli dà la dimensione critica del porsi la domanda, ma gli dà la pappetta pronta attraverso la quale tutto va bene perché così deve essere. Sì. Questo è l'aberrazione del Medioevo, è questa. Sì, esatto, infatti hai fatto un significativo lapsus. Marina, tu che sei stata tanto carina e collaborativa, hai una domanda? No, trovo interessantissimo ascoltarla. Lei è bravissima. Un corso di conoscenza. Veramente tutto molto. Sono un pozzo sicuro. Qualche uomo che vuole fare una domanda? No, io volevo dire che già, per esempio, i vichinghi erano già andati in America, avevano già praticamente scoperto alcune cose, sono state, non so, un po' nascoste, molti libri non ne parlano,
però i vichinghi erano già andati in Nord America. Io da quello che so, il fatto che in Europa stampassero del materiale a forma di bue è stato ritrovato dalle rotte della Grecia anche in America, quindi prima dei vichinghi. Cioè, il dramma è questo, che noi sappiamo quello che ci raccontano, certo. Perché la verità loro la sapevano. Cioè, noi sappiamo che in America Latina sono state trovate delle tombe templari, quindi non sappiamo altro che quello che ci viene detto. Per questo io ritorno a dire la grande rivoluzione contro la propaganda. La verità ci rende liberi. Se non siamo liberi neanche di sapere come si è formata l'Italia, ancora crediamo alla barzelletta dei mille, ma possiamo comprendere quello che è il mondo che ci circonda? Se nessuno si pone la domanda, ma com'è possibile che mille scarcagnati abbiano potuto prendersi un territorio così vasto? Capisco quando si parla dei 300 spartani, ma 300 spartani erano educati ad avere quel tipo di condotta e quel tipo di modello mentale. Non è che la gente che stava a Brescia o stava a Genova o stava a Torino o che ne so, aveva la dimensione del combattimento, per cui di fronte a 15.000 soldati riuscivano a combatterli. È chiaro che nell'immaginario collettivo si vede questo, si vede che gli altri erano idioti e questi invece erano buoni. Ora mi dispiace che sono andata a parlare su questo discorso, però è semplicemente una cosa ovvia. Però se ancora voi discutete con qualcuno, vi raccontano che l'Italia è stata fatta dai le giubbe rosse di Garibaldi, che hanno unificato l'Italia ed erano 1.088, 1.040, poi cambiano. I numeri importanti. Sì, che poi tra l'altro se vai, scusami, all'ossario dei Garibaldini, ti rendi conto che erano sedicenni, quindicenni, per carità. Per carità, sicuramente diversi magari dai quindicenni da adesso, però insomma anche molto arronzati, insomma, no? Ma erano soprattutto persone che non avevano proprio praticato le armi. Sì. Quello che noi dimentichiamo è che anticamente sparare col fucile non è che oggi prendi la pistola e spari. In Italia la colta è arrivata con lo sbarco dei mille, perché fu un regalo mandato dagli americani a Garibaldi. Quello che noi vediamo nei racconti, no, western. Sì. La prima colt è arrivata grazie a Garibaldi. Quindi, cioè, di prima per sparare bisognava caricare il fucile, un colpo solo, e poi baionetta. E già questo ti dimostra che c'è qualcosa che non va e che non ti sei mai fatto una domanda. Mi spiego? Quindi la domanda fondamentale è: ricominciamo a porre le domande su quello che sembra ovvio, quello che ha fatto Galilei in fondo, no? Era ovvio che la Luna fosse lì e che fosse piatta. È la domanda che si è posta: ma la Luna è piatta e sta lì? Altre domande, Caterina? Una non se la terrebbe qua fino a dopodomani, perché è talmente interessante. Io ho una domanda molto generica: com'è che tu hai questo interesse verso questi argomenti esoterici? Te l'ho detto prima, perché venendo dal mondo della filosofia... Sì, però, capito, però tante persone vengono dal mondo della filosofia, però non approdano a quell'argomento là. In te c'è qualcosa in più che ti ha, diciamo, spinta? Guarda, io quando stavo all'università ho studiato tantissimo Hegel, e quindi vedere come lo storicismo, quindi la storia, in qualche modo dia la dimensione di quello che è il tempo vissuto intendo, il tempo che diventa oggetto di studio e poi diventa spirito assoluto, e quindi la dimensione del tempo, mi ha sempre affascinato. E quindi questo legame tra quello che è il piccolo con quello che è il grande. Per tanto tempo, devo dire la verità, sono anche stata agnostica, nel senso che il problema del passaggio da una situazione ad un'altra non mi interessava, perché l'importante è comprendere quello che avviene, come avviene. Come è nato tutto? Il tutto è nato dal giardino di Bomarzo, perché spiegarsi come mai queste statue hanno questa forma, no? E poi soprattutto sono sparse nel giardino, non è facile ricollegarlo. È facile dire che è facile, perché come avviene sempre nella critica,
il critico ha un lavoro più semplice del ricercatore, perché lavora sulla pelle di chi si è sporcato le mani. Non è facile andare a lavorare, è come quando tu leggi un romanzo e fai fare la critica, no? È più facile. Perché non scrivi tu un romanzo? Perché non ci provi tu ad avere quelle culture che ti consentono di poter parlare? Vabbè, tu vai, sei già uno step oltre perché c'è già la base. E certo, è quello che ti stavo dicendo, il mio pregresso mi ha aiutato a scrivere questo. E questa cosa che sembra una banalità, perché ti assicuro, io non sono una romanziera, questo è il primo romanzo. Facciamo vedere il libro. È stato strutturato proprio in funzione di essere quasi lo sviluppo di un passaggio che poi scoprirete. Ma i giardini filosofici sei arrivata per caso a occuparti? Cioè, sì. Sappiamo che non è mai caso, non esiste. E da lì insomma è nato tutto il tuo... Allora, è nato perché un mio amico doveva portare una sua amica a Bomarzo e io mi sono detta, ma che andiamo a vedere? Cioè, che lo conoscevo Bomarzo. E ho detto, ma è possibile che questi mostri non significhino nulla? E allora, per preparare questa gita, eravamo in quattro, questo amico con questa mia amica che si chiama Eleonora Paoletti, me la ricordo ancora, una persona eccezionale, era una psicoterapeuta, una psicologa grandissima, e il suo compagno era architetto, quindi immagina, stiamo parlando di professionisti, e quindi siamo andati a vedere Bomarzo e io gli spiegavo più o meno quello che secondo me doveva essere. Lo sai quando ti cominci a pensare che c'è qualcosa che ci hai preso? Perché poi chi ha intuizione, le donne hanno l'intuito un pochino più sveglio, mi sono resa conto che forse ci avevo preso, cioè dietro questi mostri c'era qualcosa. E come ho iniziato? Analizzando mostro per mostro, e vi ritorno a dire che il termine mostro nasce da meraviglioso, quindi ciò che ti meraviglia, che testa meraviglia. E quindi uno per uno, ci ho messo 5 anni per fare quella decodifica, perché non avevo libri, i libri ci sono sapienziali e ce li hanno altre persone ad altri livelli. Io l'ho fatto da sola, partendo da zero, e poi è venuto fuori il libro del percorso del giardino di Bomarzo. È piaciuto tantissimo, e mi sembra che lo sapevi che avevo fatto poi il giro. E da quello poi sono arrivata a un altro giardino che ha creato un grande legame, che è la Scazzuola di Tommaso Buzzi, e lì ho conosciuto il mio amico Marco, e anche lì sempre accompagnata da qualcuno che diciamo mi ha voluto tanto bene, perché è stato di una pazienza infinita, ho conosciuto Marco, e Marco quando mi ha visto non so che cosa l'ho aspirato, perché sai queste cose avvengono, mi ha detto tu lo devi fare. E io ho detto no, io non lo faccio, perché purtroppo sono anche con un carattere un pochino duro, e quindi quando qualcuno mi impone qualcosa io non la faccio proprio per sei del calcolo, quindi. E quindi che cosa è avvenuto? Che un giorno per puro caso, aprendo la Repubblica, c'era scritto che facevo la mostra di Buzzi. Non so perché mi ha colpito quella cosa, Buzzi. Ho detto sai che c'è? Boh, quasi quasi, tanto sto sola. Questo mio amico era andato in India, quindi stavo proprio sola per cavoli miei. Boh, per passare un po' di tempo mi butto su Buzzi. Quella cosa l'ho fatta in pochissimo tempo, ma vi giuro che l'ho visto una volta. Il giardino della Scarzuola io l'ho visto una volta. Ho mandato il manoscritto a Marco Solari, che mi ha voluto subito vedere, e guarda caso le cose corrispondevano. Quindi non so se è il caso, se è il destino. Vi posso dire che si ripercuote sempre la stessa musica, ormai sono talmente tanto abituata. Ogni volta che io scrivo qualcosa incontro sempre qualcuno che mi dice questo lo dovevo scrivere io, lei mi ha portato via l'idea. Siccome ormai è un mantra che mi si ripercuote anche su questo, credimi, sta succedendo di tutto e di più, io vorrei tranquillizzare coloro che hanno idee di metterla a frutto, perché la vera cultura è fare minestrone, non è fare la minestrina, perché la minestrina la fa la persona chiusa e con una visione che è limitata, e essendo limitata non può evolvere. Siccome il giardino sapienziale nasce proprio in funzione dell'evoluzione della specie umana, magari lavorare tutti insieme, lavorare meglio, porterebbe il giovamento a tutti. Esatto, se no non avrei fatto interno 4, giustamente, perché insomma se no uno sta da solo.
Senti, a me interessa molto anche il discorso della Grande Madre, sì. E, insomma, come ti sei posta, insomma, perché penso che sia... Ok, allora, a livello fisico, la GURPA è il grande ventre. E non vi spiego niente, ve la dovete andare a vedere, perché lì dentro sentire, il grande ventre... vedere e sentire. Sì, ecco, vi invito tutti e vi prego, perché questa è la prima goccia, però voi sapete che ogni movimento nasce da una goccia e diventa un mare. Andare in questi luoghi, diffondere la cultura di questi luoghi, perché possiamo veramente fare una grande rivoluzione che è culturale, perché vederli, sentirli, come giustamente hai detto tu, sentirli questi luoghi, fa sì che in qualche modo ci riappropriamo della terra. E la Dea Madre è la terra che si evolve, perché nella sua dimensione è cielo, acqua e terra. Mentre invece il maschile che cosa porta? Gli inferi, che la madre non può avere, diventa distruttrice, non per niente anche Kali, no? Nel mondo indiano è la grande distruzione, ma la madre per sua visione non distrugge nulla, trasforma. E quindi ieri parlavo con un'amica, la quale mi ha raccontato purtroppo che ha perso una figlia e mi ha detto che tiene queste sue ceneri in casa. Gli ho detto: guarda che tu stai facendo una bestemmia contro la vita, perché se vuoi bene a tua figlia e vuoi bene alla vita, prendi queste ceneri e mettile nella terra, dai modo di trasformare. Ecco, queste popolazioni questo messaggio lo conoscevano bene, per questo facevano queste grotticelle dove l'individuo rientrava nella dimensione del materno per reincarnarsi in altro. A noi invece ci viene detto che Pitagora è il grande scopritore della reincarnazione. Non è vero, gli antichi hanno sempre avuto il concetto del seme che si trasforma e per diventare pane deve essere macerato, deve essere torturato e quant'altro, perché se non avessero quella dimensione non credevano in quello che era la trasformazione. La maschera stessa, chi si è occupato di riti tribali sa che la maschera è una trasformazione, è cambiare forma per avvicinarsi al divino. E se non si facesse questo cambiamento, ci si potrebbe avvicinare al divino? Beh, tutti i misteri anche, no? Infatti il mistero nasce con quello, cioè nasce dal concetto di trasformazione. Che ne so, nel mondo dove c'è la trasformazione c'è un elemento, il monosandalismo, che è il percorso iniziatico, anche i massoni lo fanno, no? Si sa che di solito viene tolta la scarpa l'individuo. Ecco, noi sappiamo che Empedocle viene rappresentato come colui che ha perso il sandalo sull'Etna. Perché? Perché il monosandalismo nel mito c'è. Edipo è il ragazzo trafitto nel tibia perché doveva essere zoppo, si doveva riconoscere. Che cosa fa il mondo cristiano? Trasforma lo zoppo nel diavolo. Il diavolo per sua natura è zoppo, invece nell'antichità lo zoppo o colui che portava il sandalo era invece il grande iniziato, perché con un piede toccava la terra, con l'altro piede toccava il cielo. Vedi come poi tutto si trasferma e si cambia in base alla cultura di Dio. Che tornando ai tarocchi l'appeso, no? A parte che a testa in giù, ma c'è una gamba a forma di quattro, certo, che sì. Poi insomma anche una postura dello yoga, è l'albero, no? Certo, è proprio la dimensione con cui tu capovolgi il mondo. Sì. Altre domande? Ora o mai più? Ora o mai più. Solo applausi? Sì. Bene, questo libro lo possiamo trovare dove? Allora, il libro lo trovate anche in libreria, per un po' di tempo è stato su Amazon 2 giorni, ma ha avuto un'esplosione grande, perché ha incuriosito tanto, ha destato molto interesse e devo dire la verità, forse in questo sono stata fortunata, perché sono stata aiutata dal mio editore, questo spero che non stia registrando, non registra. Aspetta, però dimmi, allora chiudiamo... Beh, tanto abbiamo applausi.